Con noi al telefono abbiamo il vero piacere di avere Lucia Poli. Buongiorno e bentrovata. Buongiorno, grazie. Siamo molto curiosi di vedere questo suo nuovo lavoro al Teatro di Rifredi dal 7 dicembre fino all'11. Il titolo è L'intrusa, ma in realtà c'è subito un sottotitolo che aggiunge qualcosa, no? Perché è preceduto da È una bella giornata di pioggia. L'autore è un autore noto per gli amanti di teatro perché è spesso rappresentato, un autore di grande successo in Europa, è Erich Emanuel Schmidt. Ecco, che cosa dobbiamo aspettarci da questo spettacolo? Beh, spero divertimento e anche un'emozione più complessa, insomma, del semplice divertimento, perché Erich Emanuel Schmidt è un autore particolarmente lucido, curioso, ha uno stile limpido, apparentemente semplice, come un mare liscio e tranquillo, che però invece nasconde nel suo fondo mille inquietudini e complessità e complicazioni e contraddizioni. Sono due racconti, lui ha scritto tante cose per il teatro e anche letterarie, romanzi o racconti. Questi in realtà sono due racconti che fanno parte di una raccolta, Odette tout le monde, tutta composta da racconti incentrati su personaggi femminili. La protagonista è sempre una donna e Angelo Savelli ed io ne abbiamo scelti due, È una bella giornata di pioggia e L'intrusa. Due racconti diversi tra di loro, ma con un elemento comune, che c'è come un filo di tensione, quasi fossero dei thriller, ma dei thriller dell'anima, cioè insomma, non si parla di delitti né insomma, di trame gialle. Si tratta di tensione perché c'è un'evoluzione, uno scoprire qualcosa sia nell'uno che nell'altro. È una bella giornata di pioggia. Un'educazione sentimentale si potrebbe definire, e l'altro invece L'intrusa, che è poi il pezzo secondo che dà un po' il titolo a tutto perché è più forte come tensione. L'intrusa è una donna che si trova in casa, un'intrusa. Chi è? Chi è questa intrusa? Ecco, mentre il primo è una donna che vive un po' di infelicità e quindi la sua tensione è quella autodistruttiva che però compie un percorso e si trasforma. Il secondo è la ricerca di questa intrusa che si agita nelle mura di una casa, di un appartamento. Insomma, Ecco, detto quindi in due parole. sono due donne, questa dell'intrusa, è una donna che trova un'intrusa in No, casa. no, che trova, che intravede, vede, beh, però gli scompare chi è, non lo sa chi è, quindi non si incontra questa intrusa, ma se ne parla, la si cerca e alla fine si scopre chi è, insomma. Quindi ecco perché dico c'è una tensione, un thriller, insomma, si scopre pian piano questa intrusa. Però non è che è un dialogo fra le, come Sì. per esempio nel Visitatore, che è una bellissima commedia di Schmidt, è un dialogo tra Freud e il visitatore, c'è cioè un personaggio misterioso, anche questo che arriva a casa, non si sa chi sia, e siamo nel 38-39, insomma, siamo in Austria, a Vienna, quando è il tempo in cui l'Austria è stata annessa alla Germania da Hitler, quindi all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Quindi c'è una tensione lì storica, proprio del momento storico, e Freud, ateo e materialista, insomma, razionale, e cioè, si trova questo visitatore che è un po' come un personaggio divino, come un angelo, come Dio, non si sa, o forse un ladro, non si sa. E fino alla fine ognuno se lo può immaginare
come vuole, insomma, perché è ambiguo. Ecco, io questo ho detto del visitatore, non voglio svelare l'intrusa, non voglio dire troppo perché sennò svelo anche qui l'identità. Ma anche qua c'è qualcosa di misterioso e c'è una tensione sempre oscillante, come dicevo prima, tra il drammatico e il comico, l'ironico, il giocoso e l'inquietante. Quindi veramente una complessità profonda, ma apparentemente tutto è limpido, perché Erich Emanuel Schmidt è un filosofo di origine, di base. Lui ha studiato, laureato in filosofia, su una tesi addirittura su Diderot, quindi proprio l'epoca dei lumi e dell'illuminismo. Quindi è una capacità proprio di descrizione limpida. Ha scritto anche una pièce su Diderot, infatti. Un filosofo, ma anche filosofo del teatro. Sì, è un filosofo che poi ha fatto lo scrittore. Sì, dico Diderot, sicuramente, appunto, che si è tanto occupato anche di teatro, Con paradosso sull'attore. Quindi diciamo che Schmidt conosce bene quella che sono l'arte del teatro, insomma. Della drammaturgia, infatti è un grande drammaturgo, sì. È un grande drammaturgo perché sa creare delle atmosfere, delle tensioni, dei percorsi, ecco, insomma, non è mai banale, anche se è sempre limpido, sembra apparentemente facile, non è per niente facile, complesso, ma sotto, ecco, nella prima, insomma, nella sua forma, anche letterariamente, è molto, molto semplice. E per questo è curioso, perché non fa parte di quegli scrittori che, per essere interessanti, complicano la frase, appesantiscono. No, lui è per la leggerezza, nel senso di calviniano, della leggerezza, non come superficialità, ma come leggiadria, come volatilità, come capacità di volare, di andare, di camminare a un metro d'altezza, capito? Sull'aria e non per terra, e non pesare per terra. E in questo senso è un autore molto, molto affascinante. Io ne sono rimasta molto attratta, a parte dai suoi lavori, anche lui stesso è venuto al Teatro di Rifredi, ha aperto la stagione. Ha visto, lui è proprio anche ha una sua magia, perché ha raccontato questo suo libro Messie Ibrahim e i fiori del Corano con una grazia anche un po' buffa, come dire, un personaggio un po' buffo, no? Ha qualcosa del bambino, no? Cioè, anche fisicamente, è un po' roseo, come dire, paffuto, roseo, sembra un bambino invecchiato, ma che non invecchia mai. E quindi ecco, in questo racconto che precede l'intrusa, diciamo, il titolo promette bene, perché è una bella giornata di pioggia, già, come anche dire, qui c'è una contraddizione, ma bella o piove? esatto, promette bene, diciamo, sì, anche questo racconto. Molto. Questo, se vogliamo, è più ironico, il secondo è un po' più drammatico, ecco, i sapori sono questi, però tutte e due si tingono anche di altri sapori che appunto, come dicevo prima, li complessificano, ma il primo è decisamente più gentile, più grazioso, più spiritoso, e quindi qui appunto il dramma è solo tra, però è sempre il dramma della vita, sempre metaforico, cioè la pioggia o il sole, ma è molto metaforico, è molto, insomma, racconta molto della vita. E poi sotto c'è sempre, come base di tutto, c'è sempre l'amore. C'è sempre l'amore, la fratellanza. Lui si sente che questo scrittore è proprio, come dire, al sottofondo di tutti i suoi lavori, che siano di prosa o dei racconti o di drammaturgia o di teatro, c'è il senso che siamo tutti una parte della stessa umanità. E quindi questo senso di
di fratellanza che ci unisce, di amore che è il tessuto, no? Il tessuto, e questo lo si sente che c'è nel fondo, pur avendo le sue crudeltà, la cattiveria, sai, è uno scrittore complesso, c'è la crudeltà, c'è la cattiveria, l'egoismo, la meschinità, ci sono tutte queste componenti, però poi insomma sotto sotto si sente che c'è, e questo in qualche modo dà un sorriso, ecco, dà un senso di sorriso, ecco perché poi ci si sta volentieri insieme a quest'autore, dico bene, anche alle sue parole, no? Perché c'è un sorriso di fondo. Allora, noi ricordiamo dal 7 all'11 dicembre al Teatro di Rifredi.